Salve ragazzi e benvenuti a una nuova lezione ribaltata di Mr. Boscherini. Oggi parleremo del cilindro. Abbiamo visto nella lezione precedente come noi possiamo generare tutta una serie di solidi facendo ruotare dei poligoni intorno a degli assi, molto spesso passanti per uno dei lati di questi poligoni. In particolare abbiamo visto come possiamo generare un cilindro dalla rotazione di 360 gradi di un rettangolo attorno a una delle sue dimensioni, similmente come si può generare un cono, in particolare un cono retto, dalla rotazione di un triangolo rettangolo intorno ad uno dei suoi cateti. Ecco, a questo punto possiamo studiare nel dettaglio i cilindri, quindi vederne le diverse parti e vedere le formule legate all'area delle sue superfici e al volume. Ecco qui quindi rappresentato un cilindro. Il cilindro, come sapete, quindi è un solido in rotazione delimitato da due cerchi paralleli e congruenti fra di loro, che vanno a formare quello che noi chiameremo le basi del cilindro, in una maniera molto simile a come abbiamo visto in precedenza le basi che sono di un parallelepipedo o di un prisma. La differenza rispetto appunto a un poliedro come il parallelepipedo o il prisma è il fatto che poi tra queste due basi non ci sono dei poligoni, ma c'è una superficie curva, ovvero questa superficie laterale. Le due grandezze fondamentali per poter studiare il cilindro saranno il raggio del cerchio di base e l'altezza, ovvero la distanza tra le due basi, l'altezza del cilindro e la distanza tra le due basi. Il primo passo, se vogliamo vedere le formule per l'area del nostro cilindro, sarà fare lo sviluppo piano. Quindi di nuovo immaginiamo di aprire il nostro solido e stenderlo su un piano, e è abbastanza semplice capire che il nostro cilindro si sviluppa più o meno in questa maniera, ovvero con due cerchi, come abbiamo visto prima, che sono le due basi, e poi se noi andiamo ad aprire, andiamo a srotolare la superficie laterale, ecco qui viene fuori una cosa interessante, perché questa superficie curva si può esattamente estendere e va a formare un rettangolo. Un rettangolo che oltretutto avrà delle dimensioni particolari. Prima di tutto avrà un'altezza che sarà proprio l'altezza del nostro cilindro. Quindi questo rettangolo qui ha la stessa altezza del cilindro prima di essere aperto. Circa l'altra dimensione di questo rettangolo, circa l'altra dimensione della superficie laterale, per capire quanto essa è lunga, basta ricordare che questa linea qui, quando il cilindro è chiuso, deve andare a combaciare perfettamente con questa linea qui. Ma questa linea qui che cos'è? Non è altro che la circonferenza di base. Quindi anche questa linea qui, anche la base del nostro rettangolo che rappresenta la superficie laterale, sarà lunga quanto la circonferenza di base. A sua volta, circonferenza di base è facilmente ricavabile una volta che so il raggio. E andiamo quindi a vedere le formule dirette e alcune, non tutte, alcune delle formule inverse legate all'area del cilindro. Allora, così come abbiamo fatto per il parallelepipedo e per il prisma, andremo a vedere tre formule dirette: una formula per l'area di base, che vi ricordo è l'area per una base, non per tutte e due, l'area della superficie laterale e l'area totale, quindi la somma di tutte le superfici del nostro cilindro. L'area di base, molto semplicemente, se ho un cilindro con raggio R, l'area di base è l'area del cerchio, quindi pi greco per raggio alla seconda. Circa l'area laterale, appunto, abbiamo visto nella lavagna precedente come l'area laterale non è altro che l'area di questo rettangolo che ha un'altezza che è proprio l'altezza del nostro cilindro e una base che non è altro che la circonferenza di base del nostro cilindro. Di nuovo, ricordandoci qual è la formula di una circonferenza, possiamo scrivere la formula completa come 2 per pi greco, per il raggio di base, per l'altezza del cilindro. A questo punto l'area totale sarà data dalla somma dell'area laterale con
due volte l'area di base, perché appunto questa è l'area di una base, ma il cilindro di base ne ha due. Vedremo nella lezione successiva, per esempio, che il cono di base ne ha una sola, quindi la formula sarà area totale uguale area laterale più area di base. Questa formula l'abbiamo già incontrata nel caso del parallelepipedo, l'abbiamo già incontrata nel caso del prisma. E questo è molto importante, no? Noi ci preoccupiamo spesso di dire: guardate, per il corso di geometria terza media c'è da imparare un sacco di formule dirette, inverse, eccetera. In realtà le formule sono molto meno di quello che uno può pensare, anche perché molte formule si ripetono molte formule per l'area, tra poco vedremo, si ripetono anche molte formule per il volume. Ora è chiaro, da questa parte qui della nostra lavagna, che se ho tre formule dirette posso avere veramente tantissime formule inverse, quindi non posso andare a coprire adesso in questa lezione tutte le casistiche possibili. Un esempio, per esempio, di come si possono ricavare le formule inverse, che poi sono quelle più importanti, sono quelle che mi permettono di ricavare il raggio se conosco l'area di base, o l'altezza se conosco l'area laterale. Per esempio, se io conosco solo l'area di base non potrò mai ricavare l'altezza, perché l'altezza compare solo in questa formula, volendo compare anche in questa formula, e volendo vedremo che compare anche la formula del volume, ma non compare una formula dell'area di base. Quindi se in un esercizio vi danno l'area di base e vi chiedono di trovare il volume e l'informazione, ci sarà sicuramente a qualche altra parte un'altra informazione, perché l'area di base da sola non vi basta. Allora, se vi do l'area di base, il raggio è dato da area di base diviso pi greco, il tutto sotto radice quadrata. Per trovare invece l'altezza posso invertire questa formula qui e scrivere che l'altezza è uguale all'area laterale diviso tutto questo pezzo qui, che è la circonferenza di base, ovvero area laterale diviso due volte pi greco per il raggio. E vediamo subito alcune applicazioni abbastanza semplici di queste formule, delle formule dirette. Ad esempio, se ho un cilindro con raggio di base di 4 cm e di altezza 6 cm, l'area di base sarà pi greco per 4 alla seconda fa 16, quindi area di base uguale a 16 pi greco centimetri quadrati. E non mi stancherò di ripetere, laddove vi troverete soltanto solidi di rotazione, quindi soltanto cilindri o soltanto coni, mi raccomando, lasciate sempre il pi greco indicato, perché vi semplifica i calcoli, è più elegante, è più preciso. Non lo potrete fare in quegli esercizi dove vi troverete, che so, un cilindro e un cubo, perché chiaramente la formula del cilindro avrà il pi greco, quella col cubo no. E allora i due pezzi non si potranno sommare, perché non saranno termini simili. E qui c'è un richiamo all'algebra che avete già studiato. Andando avanti, l'area laterale quindi è 2 volte per pi greco per il raggio, cioè 4, per l'altezza cioè 6, 2 per 4, 8, per 6, 48 pi greco centimetri quadrati. Mettiamo tutto insieme per trovare l'area totale, questo è il pezzo dell'area laterale, 2 per l'area di base, 2 per 16 fa 32, questi due li posso sommare, perché qui c'è pi greco, sono due termini simili, e chiaramente, attenzione, non è che il risultato verrà pi greco alla seconda, verrà sempre pi greco, quindi 48 più 32 fa 80 pi greco centimetri alla seconda. Vediamo un caso semplice di formula inversa, un esercizio in cui vi do l'area di base, vi do l'altezza del mio cilindro, l'area di base è uguale a 25 pi greco metri alla seconda, quindi trovo che il raggio è radice di area di base 25 pi greco diviso pi greco e pi greco si eliminano a vicenda, non tornerò ancora sul come mai si eliminano a vicenda, radice 25 fa 5 metri, a questo punto 10 e 5 li posso infilare, notare questo l'ho lasciato in bianco perché a questo punto dovreste essere in grado da soli di risolvere il resto del problema applicando semplicemente le formule dirette che avete visto nella lavagna precedente. Molto velocemente andiamo a vedere il caso del volume. Vi avevo detto, no, che certe formule si ripetono da un solido all'altro. Ecco, questo è proprio un classicissimo caso, perché come vedete
per esempio nel caso del prisma, no, il volume era dato dall'area di base per l'altezza, perché voi dovete immaginarvi il volume come fatto dalla mia base che si viene mossa verso l'alto a coprire tutto il volume di area di base per altezza. La stessa cosa succede nel caso del cilindro, quindi la formula diretta del volume del cilindro è area di base, e qui l'ho scritta in maniera esplicita come pi greco per raggio alla seconda per l'altezza del cilindro. Quelle cose sono un pochino più semplici per quel che riguarda le formule inverse, che sono semplicemente due, una per trovare il raggio e un'altra per trovare l'altezza. Il raggio sarà semplicemente dato dalla radice quadrata del volume diviso pi greco per h, quindi prima da fare il volume diviso pi greco per h e poi il risultato sotto radice quadrata. Per trovare l'altezza devo fare il volume diviso l'area di base, ovvero pi greco per r quadro. Le formule vi sembreranno più chiare una volta che andiamo a vedere un esempio. Eccolo qui, prendo lo stesso cilindro dell'esercizio che si era visto un paio di lavagne fa, quindi raggio uguale a 4 cm, altezza uguale a 6 cm, a questo punto siamo in grado di calcolare il volume, che è pi greco per 4 alla seconda per 6, 4 alla seconda fa 16, per 6 fa 76 pi greco centimetri al cubo, ricordiamoci unità di misura del volume. Esercizio di applicazione della formula inversa, volume uguale a 250 pi greco centimetri cubici, altezza uguale a 2,5 centimetri. In questo caso, anziché adottare un'unica formula come quella che vi ho mostrato prima, cerchiamo di farlo in due passaggi. Primo passaggio, trovo l'area di base, perché so che il volume è area di base per altezza, quindi l'area di base è volume diviso altezza, 250 pi greco diviso 2,5. Notate come il pi greco non va via, perché qui sotto non c'è un altro pi greco che lo divide, quindi pi greco rimane, 250 diviso 2,5 fa 100, quindi il risultato per l'area di base è 100 pi greco centimetri alla seconda. A questo punto uso questo risultato per trovare il raggio. Formula inversa che abbiamo già visto, radice quadrata di 100 pi greco diviso pi greco, mi rimane radice di 100 che fa 10 centimetri. Chiaramente questi due esempi non esauriscono tutta la gamma delle possibili combinazioni di esercizi legati al cilindro, chiaramente questa è una cosa che esploreremo in classe, ma già così dovreste prendere un pochino confidenza col tipo di esercizi che ci possono capitare nel caso dei solidi di rotazione. Nella prossima lezione incontreremo l'altro solido di rotazione, ovvero il cono, e poi vedremo successivamente come questi due si possono combinare, oppure come si possono costruire dei solidi di rotazione un pochino più complessi, ma che alla fine si possono sempre ricondurre a parti cilindriche e parti coniche. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione.